Oggi siamo in collegamento con la maestra Luisella Vigliecca, che insegna nella Scuola Europea di Bruxelles. Bruxelles, come sappiamo, è una delle capitali dell'Unione Europea. A Bruxelles hanno sede le commissioni dell'Unione e lei è in questa Scuola Europea dove ci sono classi, sezioni di diversi paesi europei. Lei ovviamente insegna in una classe di una scuola primaria italiana. Anzi, poi queste classi a Bruxelles hanno delle denominazioni un po' particolari, ora lei ce lo spiegherà. In questo momento insegno nella P2, come diceva lei, hanno questa denominazione e sarebbe la seconda classe della scuola primaria. Quindi diciamo bambini di 7-8 anni per intenderci, giusto? Esattamente, sì. Senta, e nella vostra scuola però ci sono anche classi di bambini che provengono da altri paesi. Per esempio, nelle classi vicino alla sua, chi c'è? Allora, noi abbiamo a destra una delle tre classi francesi, una delle tre P2 francesi, e sull'altro lato abbiamo la P2 greca. Ah, ecco bene. Senta, ma i bambini come vivono questa situazione per cui si trovano a contatto con ragazzini di altri paesi? Lei adesso ha citato Francia e Grecia, ma ci sono molti altri paesi presenti dentro questa scuola. Mi pare di aver capito che ci sono bambini di famiglie estoni, bambini di famiglie tedesche, è giusto? Allora, noi siamo al terzo piano di uno dei due edifici che costituiscono la scuola e sul nostro piano siamo appunto tutte le P2. Ci sono tre P2 francesi, una P2 tedesca, una greca e c'è la classe inglese e al piano di sotto, perché qua insomma non ci servono più, c'è la classe slovacca e la classe lettone. Come comunicano fra di loro i bambini? Imparano le diverse lingue oppure comunicano in altro modo? Tra loro parlano sostanzialmente in francese, essendo poi la lingua che viene parlata in Belgio, quasi tutti i bambini sanno il francese e anche appunto il francese è una insomma, è la seconda lingua che viene studiata da molti di loro. Quindi nella scuola europea di Bruxelles si studia il francese, cioè tutti i bambini studiano il francese, è giusto? Allora, come seconda lingua, qua nella nostra scuola, nella sede di Birkendal, i bambini hanno scelto, francese e inglese. E quindi come seconda lingua, appunto, c'è la possibilità di scegliere anche altre lingue, però poi Certo. dipende dalle richieste. La maggior parte hanno chiesto francese e inglese. C'è un aspetto che mi incuriosisce molto, ma queste classi, pur essendo tutte quante P2, però che tipo di programma seguono? Seguono il programma delle scuole del loro paese, quindi voi, come dire, studiate quello che c'è nei programmi, anzi nelle indicazioni nazionali italiane, i francesi studiano quello che sta nei loro programmi e così via, oppure c'è una programmazione diversa? Io posso appunto dirle per la P1 che ho fatto l'anno scorso e per la P2 quest'anno, abbiamo proprio i programmi per le scuole europee, abbiamo questo planning che cambia, abbiamo sei programmazioni bimestrali dove viene preso in considerazione un particolare argomento e viene sviluppato nelle varie materie. C'è poi appunto questa Découverte du monde che comprende storia, scienze, geografia e ad esempio anche matematica facciamo le stesse cose. E poi non differisce moltissimo, non so, dagli altri programmi nazionali, ma io parlo insomma per l'Italia, abbiamo dei programmi che non sono completamente diversi. Ecco, comunque diciamo che c'è una programmazione complessiva di tutta la scuola, proprio
per fare in modo che poi anche i bambini possano fra di loro confrontarsi e possano anche svolgere delle attività insieme. Ci sono anche delle attività comuni fra i bambini delle diverse nazionalità. È così? Sì, per scelta insomma, degli insegnanti si può anche decidere di fare insieme delle attività. La nostra classe all'inizio dell'anno avevamo iniziato a fare con la classe inglese le lezioni di musica e le lezioni in aula computer e con una delle tre sezioni francesi avevamo iniziato a fare arte. E quindi c'è questo scambio continuo, non soltanto poi per queste attività che abbiamo deciso noi come insegnanti, ma ci sono proprio dei progetti che coinvolgono tutte le classi. E, mi viene in mente, non so, la festa dei 100 giorni, quando si fa la prima, e alla conclusione dei 100 giorni si mischiano proprio i bambini, si fanno diverse attività. Questo è uno dei tanti esempi, però ad esempio non so tutte le varie feste dei vari paesi vengono condivise con i bambini delle altre sezioni, ci sono molte attività che vengono fatte insieme. Quindi, per esempio, quando lei ha fatto con i suoi bambini un'attività per parlare della nascita della Repubblica Italiana il 2 giugno, questa attività è stata condivisa anche con altre classi? Sì. Allora, ad esempio, sono venuti nella nostra classe dei bambini italiani di una classe francese, perché tanti bambini italiani o di altre nazionalità scelgono la sezione francese proprio perché è la lingua parlata in Belgio, quindi pensando di rimanere molto tempo, magari scelgono la sezione francese. Infatti, sezioni francesi ce ne sono tre. E quindi questi tre bambini sono venuti da noi a festeggiare e poi noi abbiamo realizzato delle cuccarde, alcuni lavoretti che abbiamo regalato alle altre sezioni. E questo succede regolarmente. Senta, a proposito dei festeggiamenti per il 2 giugno, c'è una cosa che mi incuriosisce molto. Voi proprio in questi giorni avete parlato del 2 giugno, della nascita della Repubblica, ma come è parlare della nascita della Repubblica in un paese che in realtà è una monarchia? Ma viene abbastanza naturale, nel senso che i bambini sono molto legati all'Italia, quindi forse non si pongono neanche il problema sul fatto che il Belgio sia una monarchia, che ci sia un re, quindi non è stato, insomma, un problema per loro. Certo, ma loro lo sanno che in Belgio c'è un re e che invece in Italia c'è un Sì, presidente. lo sanno che in Belgio c'è un re, sanno anche, però proprio perché ne abbiamo parlato in questi giorni, no? Qualche bambino, un bambino mi ha detto, ma io finché non mi ha detto mia mamma che c'era un re, non sapevo che il Belgio fosse una monarchia. Sono anche piccoli, ovviamente, no? Sono in Ovvio. seconda, quindi. Però, appunto, non so quando si riferisse a questa cosa. Adesso tutti sanno che qua c'è il re. Sì, anche se poi bisogna dire la verità, la monarchia belga è una monarchia un po' particolare, tant'è vero che il re, è il re dei Belgi, non il re del Belgio. Quindi questa sottile questione linguistica, insomma, già dice molte cose sul tipo di monarchia che è il Belgio. Senta, un'altra questione è questa, ma lei mi ha detto, quando è arrivata nel 2020, ha iniziato a lavorare con i bambini, di classe prima, adesso ha bambini di classe seconda, quindi l'anno prossimo lei lavorerà con bambini di classe terza. È così? Mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe.
ma temo che appunto non sarà così, ma è un problema, diciamo, mio, perché in Italia siamo abituati al discorso della continuità e quindi ci affezioniamo ai bambini e pensiamo di poterli portare dalla prima alla quinta. Ma qua invece c'è una consuetudine completamente diversa, che è quella di cambiare l'insegnante almeno ogni 2 anni, se non addirittura ogni anno. Per cui Ecco. già sappiamo che alcuni insegnanti che hanno avuto la P1 non continueranno in P2, o poi potrebbe essere che magari tra 2 anni io possa avere di nuovo i miei bambini in quinta, ma molto probabilmente non li avrò in terza e in quarta. Ho capito. Ma lei che ha sperimentato un po' entrambe le organizzazioni, entrambi i modelli, che cosa ne pensa? Ci stavo riflettendo proprio in questo periodo, pensando che molto probabilmente il prossimo anno non potrò avere questi bambini. A me dispiace, anche a loro, però infatti i miei genitori dicono: "Ah, maestra, il prossimo anno ci sarai, mi piacerebbe, ma chissà." E in ogni caso comunque li abituo già al fatto che, guardate, che qualsiasi insegnante ci sia, noi ci vediamo e poi imparerete anche con un'altra insegnante. Forse tutto sommato non è così negativo questo distacco. Dalla sensazione che ha lei, in Belgio la considerazione sociale che c'è nei confronti degli insegnanti è migliore o peggiore di quella che c'è in Italia? Perché purtroppo lei lo sa, in Italia molto spesso gli insegnanti si lamentano proprio della scarsa considerazione sociale che c'è nei confronti della professione, del mestiere di insegnante. In Belgio come va la situazione, a suo parere? Allora, non, onestamente non so darle una risposta per quanto riguarda il Belgio. Per quanto riguarda la scuola, io trovo che ci sia una buona collaborazione, e che, come dire, la scuola comunque stabilisca delle regole alle quali i genitori si attengono. Le faccio un esempio, pensando proprio facendo anche un paragone con l'Italia. Noi usciamo tutti i giorni a giocare, con qualsiasi condizione climatica ci sia. Quindi la scuola, ha stabilito che non ci sono cattive condizioni climatiche, ma un abbigliamento non adeguato alle condizioni climatiche. Per cui, insomma, secondo me questo già può essere un po' un Certo, esempio, no? no, 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 mi sembra molto indicativo perché normalmente nelle scuole italiane accade che quando il tempo è brutto, i genitori, soprattutto le mamme, si preoccupano molto che i bambini non vadano fuori, non prendano freddo, non si raffreddino, e così via. Quindi questo che lei racconta è già particolarmente indicativo, è molto significativo. Bene. Quindi senta, se ho capito bene, insomma, i genitori, le famiglie non si fanno troppi problemi se ci sono 3 gradi sotto zero, se piove, se c'è la neve, se c'è il ghiaccio per le strade. Ma mi scusi, però lei forse allora quando è arrivata lì, anzi lei è arrivata lì proprio in pieno inverno, quindi proprio quando le condizioni climatiche non erano delle migliori, probabilmente è rimasta anche un po' stupita da questo, o no? Sì, è stato tutto molto buffo. C'era il collega con cui eravamo. Noi facciamo delle sorveglianze durante la giornata. Le sorveglianze significa che siamo fuori con i bambini, hanno delle pause, hanno diverse pause di mezz'ora. Quindi noi siamo mezz'ora a guardare i bambini, non scendiamo con la nostra classe, veniamo assegnati ad una zona. E quindi in questa zona possono transitare bambini che noi non conosciamo. Ne so, uno è assegnato alla zona del calcio, l'altro è assegnato alla zona della pallacanestro, l'altro è assegnato dal bateau, dove quest'anno faccio appunto 2 sorveglianze. E
Oltre a parte il freddo, la pioggia, per cui anch'io mi sono trovata così, non avrei immaginato, quello che mi ha colpito è proprio vedere questi bambini che sono liberi. Queste pause sono le loro pause, il loro tempo e possono giocare come vogliono. Per cui capita anche che si possano fare male. Noi siamo presenti, non siamo, no? Sempre di là, non giocare a palla, non fare così, non fare cosà. Interveniamo ovviamente se ci fosse qualcosa che non va, però capita che si possano far male e altra cosa, loro vanno tranquilli in infermeria. Chi si è fatto male va accompagnato da un compagno. Chiaramente si parla di piccole cose, no? Però può Certo. essere il graffio, il taglio, il colpo che uno prende. E io all'inizio ero anche preoccupata per queste cose. E infatti i colleghi mi dicevano, no, vedrai, ti abituerai, è normale, insomma, è una cosa normale. Bene, noi ringraziamo davvero di cuore la maestra Luisella Viglieca per questa bella chiacchierata. Ci ha offerto uno spaccato molto interessante di come funziona una scuola italiana, cioè con bambini italiani in un paese straniero. E la ringraziamo ancora e ovviamente le auguriamo ancora buon lavoro. Quando finite l'anno scolastico a Bruxelles? 2 luglio, sabato 2 Ah, luglio, no, venerdì 2 luglio, sì, se quindi non sbaglio venerdì. avete ancora un bel mese di lavoro. Bene, Esatto. molti, molti auguri, arrivederci. Grazie, grazie mille.